La pace, profonda aspirazione del cuore dell'uomo, richiede la saggezza del discernimento e ripudia ogni lettura fondamentalista delle sacre scritture. È il tema del convegno che ha visto riunite domenica alla Villa Pallavicini di Bologna le comunità migrantes dell'Africa francofona, provenienti da varie parti d'Italia, per riflettere insieme e per pregare. L'incontro ha assunto un significato speciale per la presenza di numerosi ambasciatori e rappresentanti diplomatici dei paesi di provenienza, accreditati presso la Santa Sede. Il convegno, che si è concluso con la celebrazione della Santa Messa, è stato presieduto dal Cardinale Matteo Zuppi, nella sua doppia veste di Arcivescovo di Bologna e di Presidente della CEI, e del Vescovo di Franceville, Monsignor Ephrem Joni, che ha portato la voce dei Vescovi delle Chiese di provenienza dei migranti. Abbiamo chiesto a Monsignor Joni il suo parere sull'accoglienza ecclesiale dei migranti e soprattutto qual è il messaggio che i Vescovi in Africa cercano di trasmettere ai tanti loro giovani tentati di partire per l'Europa. Qual è l'insegnamento che voi trasmettete ai vostri giovani? Partire o non partire? Ma in realtà non partire, perché non si parte con gioia, è sempre un dolore, perché chi parte lascia la propria terra, lascia la famiglia, lascia gli affetti, e è una situazione sempre difficile. Se c'è qualcosa da augurare, che tutti rimangano, e io penso che sono sforzi fatti proprio perché questi ragazzi vengano aiutati senza che debbano lasciare il proprio paese, la propria terra. Quelli che partono, come questa iniziativa, hanno bisogno di un sostegno di una comunità, come la Chiesa lo sta facendo. Ovviamente ci sono anche sfide, come noi vediamo nella scrittura. I migrati potevano vivere in mezzo agli israeliti, seguendo anche la legge, diventando fratelli. Questa è una possibilità, però non è la prima scelta. La cosa migliore sarebbe di tenere la gente lì, a casa. Certo che è la miseria, la guerra, la sofferenza che fa partire tante persone. Ma chi parte anche per uno scopo di studio o di lavoro, prima o poi ritorna alla propria terra, ed è anche bello. Ma io penso che, guardando quello che succede in Europa, qui è un paese che fa già tanto per gli immigrati. Io lo vedo, ci sono tante iniziative, la stessa Migrantes e tutti i cappellani qui che io vedo. Sono un segno che comunque da parte della Chiesa in Italia c'è un'apertura, c'è anche una preoccupazione per accompagnare. Ovviamente quello che si può fare, ogni diocesi lo fa anche secondo le proprie possibilità, ma io penso che è una cosa molto positiva, sentendo anche questi fratelli e queste sorelle si sentono accolti. Addirittura oggi è venuto il cardinale, mi hanno detto anche l'anno scorso, ed è una presenza che dà testimonianza e anche un modo di incoraggiare tutta questa comunità. Allora, c'est clair, chacun di noi ha son histoire, né dans un endroit, avec ses coutumes, avec sa langue, avec son dialecte. Ciascuno di noi ha la sua storia, ognuno nasce con i suoi diritti, con i suoi costumi, la sua cultura, ma questo non può mai giustificare la violenza. Se Dio ci ha creati differenti è per essere ricchi delle nostre differenze, non per essere divisi. Siamo differenti, non siamo nemici. Questo è il tema. Basta divisioni. L'etnia, come la nazionalità, è una grande ricchezza, ma non si può giustificare in nessun modo la violenza con l'etnicismo. Ci sono ancora troppi pregiudizi e spesso queste cose succedono anche in Italia. 50 anni fa quelli che dal sud venivano verso il nord trovavano problemi simili a quelli che oggi hanno i lavoratori stranieri, che trovano un'occupazione, ad esempio, ma non riescono a trovare una casa. È una cosa inaccettabile. Dobbiamo imparare a vivere insieme, a lavorare insieme, a pensarci insieme, a pensarci come membri di una medesima famiglia umana, ad essere, come dice il Papa, fratelli tutti. Être comme dit Papa François, frère, tout frère.
Numerosa la partecipazione dei rappresentanti diplomatici dei paesi francofoni dell'Africa, una presenza significativa, ha detto il cardinale Zuppi, perché mostra il desiderio, nella diversità delle competenze, delle provenienze e anche delle religioni, di costruire legami di amicizia e di collaborazione tra i popoli. Ai nostri microfoni Eric Chesnel, ambasciatore del Gabon presso la Santa Sede e l'Ordine di Malta. Nous venons ici à l'invitation de son éminence le cardinal Zuppi. Siamo venuti su invito di Sua Eminenza il Cardinale Zuppi. Nutriamo molta ammirazione per l'attività del Cardinale Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L'anno scorso abbiamo affrontato il tema delle migrazioni. È una questione che ci riguarda tutti, in particolare noi africani. Quest'anno riflettiamo sul tema della pace, come suggerito dal Sommo Pontefice. Non può esserci una risoluzione del problema della pace senza una connessione con l'impegno a risolvere la questione del l'immigrazione. Con la nostra partecipazione vogliamo mostrare la nostra convinta adesione a questa prospettiva. Non abbiamo dimenticato il messaggio che il Santo Padre ha rivolto agli ambasciatori. Dobbiamo essere attori del dialogo, della disponibilità a lavorare a favore della pace. Questa è la definizione della nostra missione ed ecco perché oggi su 14 ambasciate residenti a Roma per l'Africa francofona siamo qui in 10 rappresentanze. È un grandissimo successo e vogliamo esprimere con entusiasmo il nostro desiderio di partecipare a questo evento. Migrantes è l'organismo che promuove l'attività pastorale degli immigrati in Italia. Il direttore, Monsignor Pierpaolo Felicolo, è intervenuto all'incontro ricordando il contributo positivo che i migranti danno alla costruzione della pace. È ribadire che il concetto della pace, la costruzione della pace, l'idea di pace, il costruire la pace non è di un luogo o di un altro, ma di tutti, e di ricordarsi anche di tanti conflitti dimenticati. Magari a noi ci stanno più sott'occhio conflitti che sono vicino all'Europa, nell'Europa o accanto, che hanno interessi più grandi. No, la considerazione di oggi è che bisogna ricordarsi di tutti i conflitti, soprattutto quelli dimenticati in ogni continente. Si è radunata qui l'Africa, ma potremmo farlo anche per altri. L'importante è di non dimenticarsi di nessun conflitto e ricordarsi di costruire la pace ovunque. L'incontro è stato promosso dalla Coordinazione Nazionale delle Comunità Francofone in Italia presso Migrantes. L'evento è stato organizzato dalla Comunità Francofona d'Italia, il coordinamento, ma sono stati invitati tutte le comunità etniche d'Africa, dell'Africa, e già con la rappresentanza degli ambasciatori che rappresentano i paesi, e abbiamo visto quasi tutti, sono stati 11 paesi degli ambasciatori presso la Santa Sede, cioè una bella cosa già. Quindi è il mondo che si raduna, sono gli uomini, le donne, sono i cristiani, sono tutti che credono in Dio e che vogliono veramente con Dio parlare di pace, soprattutto essere la presenza di Dio per la pace nel mondo.